Sei uno studente modello presso un liceo canadese e nell'ambito di un progetto scolastico sei riuscito ad assicurare la presenza a un evento da te organizzato di un premio Nobel. Che cosa potrà mai andare storto? Insomma, se fossimo in una serie televisiva, staresti per diventare il ragazzo o la ragazza più popolare della scuola. Una tua effigie dovrebbe essere sistemata permanentemente nell'atrio della scuola, proprio fra il fondatore della medesima e i benefattori della scuola. E naturalmente il tuo nominativo dovrebbe essere tramandato di generazione in generazione di insegnanti e studenti. Nella realtà, invece, il provveditorato agli studi blocca immediatamente la tua iniziativa. Il premio Nobel che sei riuscito a invitare si chiama Nadia Murad ed il libro che ha scritto si intitola L'ultima ragazza, la storia della mia prigionia e lotta contro lo Stato islamico. Il premio Nobel ha infatti origini irachene e all'età di 14 anni ha perso tutta la famiglia, terminata da tizi con la bandiera nera e il volto coperto. Ma non solo, dopo aver perso tutta la famiglia, lei è stata catturata e ha dovuto subire abusi inenarrabili, nel senso letterale del termine. Se ve li raccontassi, YouTube mi oscurerebbe il video. Dopodiché è finalmente riuscita a fuggire e una volta riparata in Europa ha avuto una parvenza di vita normale, è diventata una scrittrice e ha vinto per l'appunto anche il premio Nobel, a pari merito con un'altra persona che è fuggita come lei da quei luoghi. Il provveditorato ha bloccato questo evento in nome del politicamente corretto. Voi comprenderete che una storia di questo tipo, in cui ci sono dei tizi con una bandiera nera che onorano una divinità in maniera diversa rispetto a come facciamo noi e sono così brutti, cattivi e brutali, possono danneggiare l'immagine di quella religione lì, che non posso nominare perché magari YouTube poi si arrabbia. Secondo l'intero consiglio scolastico, questa cosa non s'ha da fare perché è politicamente scorretta e potrebbe portare la gente ad avere paura delle persone che aderiscono a una determinata religione, che qui non cito per non far arrabbiare l'algoritmo di YouTube. Non siamo quindi di fronte a un singolo provveditore che è stato morso dalla Boldrini o ha bevuto a una bottiglietta che gli ha girato Di Maio. No, siamo di fronte a un intero organo che gestisce le scuole a Toronto che ha deciso questa cosa qui nel nome del politicamente corretto. Se lo trovate allarmante, fate bene, benissimo, perché in effetti è allarmante. E oltre che allarmante, è sbagliato per una marea di motivi. In primo luogo, non vedo perché le persone dovrebbero confondere dei fanatici estremisti medio orientali con dei cittadini canadesi che vivono normalmente la propria religione. Sul pianeta ci sono letteralmente miliardi di musulmani e grazie al cielo la stragrande maggioranza non fa quelle cose che racconta il premio Nobel. In secondo luogo, i tizi con la bandiera nera e Kalashnikov esistono, fanno determinate cose, raggiungono determinati risultati ed è corretto che l'intero mondo sappia cosa fanno queste persone qui nei territori che occupano. Queste informazioni sono indispensabili per l'opinione pubblica al fine di farsi un'idea e magari spingere i governi a prendere determinate decisioni nell'ambito della politica estera. Magari lo stato dei tizi con la bandiera nera non lo finanziamo, magari non gli vendiamo armi, magari non gli vendiamo neanche i SUV neri che usano per andare a caccia di donzelle. E poi, se proprio il ratto delle ragazze ci indigna tanto 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 e c'è abbastanza petrolio da estrarre per giustificare un'azione militare, ci spediamo i nostri ragazzi a ristabilire giustizia e a esportare democrazia. A parte questo, comunque, il consiglio scolastico ha fatto una bippata di colossali dimensioni. Immaginate questa scena. Sei uno studente, riesci a ottenere la presenza di Liliana Segre che ti parlerà dei campi di concentramento. Sei tutto bello e contento quando il dirigente scolastico, è così che si chiamano i presidi oggi, giusto? Dirigenti, perché le scuole stanno diventando imprese, se non erro. Beh, comunque, il dirigente scolastico ti convoca e ti dice: futuro avvocato Catania, questo non si può fare perché se fai venire qui Liliana Segre, questa ti racconterà delle cose orrende e potrebbe favorire un sentimento antitedesco. E naturalmente noi i Crook, gli aria.
Gli Uber, i nostri colleghi del Nord Europa non li vogliamo penalizzare, siamo una grande squadra. Ok, spero di aver reso l'idea. La differenza sta nel fatto che naturalmente i tedeschi di oggi sono persone normali, non sono più gli estremisti di circa un secolo fa. Viceversa, i tizi con la bandiera nera sono estremisti e lo sono tutt'oggi. Per cui probabilmente ha ancora più senso e significato invitare un premio Nobel di 24 anni che ha subito queste cose nella nostra epoca rispetto a una signora anziana che ci racconta una realtà per fortuna ormai passata e si spera sepolta per sempre. E fin qui naturalmente abbiamo espresso l'ovvio. Che cosa si può fare per rimediare a questa situazione? Purtroppo molto poco. Il Provveditorato di Toronto è un organo più o meno supremo, non c'è modo per gli studenti di impugnare questa decisione e anche se ci fosse sarebbe tutta una strada in salita. Ipoteticamente dovrebbero fare ricorso a un giudice, dovrebbero prendersi un avvocato e pagarselo, sempre che qualcuno fra questi studenti sia maggiorenne o in grado di convincere i genitori ad attivarsi per lui. E la cosa non avrebbe molto senso se tanto mi dà tanto in Canada, come negli Stati Uniti d'America, non c'è un modo agevole per impugnare queste situazioni qui. E inoltre credo che il provveditorato agli studi e il consiglio scolastico che lo presiede abbiano praticamente carta bianca sulle decisioni da prendere. Per cui un attacco di tipo giudiziario per ristabilire l'ordine e l'equità non è pensabile, o comunque non è materialmente realizzabile. Si può fare naturalmente una cosa diversa, una protesta civile. In primo luogo si possono coinvolgere i mass media, cosa che in effetti è successa, tanto più che l'eco di questa situazione è arrivato perfino in Italia. Devo ammetterlo, io l'ho saputo da una comunicazione di Fratelli d'Italia e sfruttando questo collegamento con Facebook, questo link, ho cercato il nome del premio Nobel e sono risalito alle fonti di stampa e ai media che hanno diffuso la notizia. E questa è una prima cosa che gli studenti hanno fatto. Tanto di cappello. La seconda cosa da fare è naturalmente coinvolgere i politici della zona, perché diciamoci le cose come stanno. Questo politicamente corretto è molto molto affine alla censura e al negazionismo. Il fatto che qualche imbecille possa fare di tutta l'erba un fascio permette a un'intera classe di fanatici di passare inosservati e di far dimenticare i reati e le atrocità che hanno compiuto nei confronti della loro stessa popolazione. E questa cosa in Occidente non è accettabile. In realtà non è accettabile neanche nelle democrazie orientali, ma lì non è che ce ne siano proprio moltissime. E poi, naturalmente, l'ultima cosa che puoi fare è organizzare una protesta, o meglio ancora, riorganizzare l'evento come privato cittadino. Ti appoggi ad alcune associazioni, magari ti appoggi anche al consiglio cittadino, alla giunta di Toronto, al sindaco di Toronto, ti fai sponsorizzare l'iniziativa, cioè quattro manifesti e soprattutto l'uso di una sala comunale o comunque di uno spazio adeguato e presenti il libro lì con il premio Nobel. Lo fai al di fuori del consiglio scolastico e dei progetti scolastici, però lo fai perché sei un cittadino responsabile e vuoi far arrivare il messaggio. Quell'evento non ti frutterà un A più, cioè l'equivalente di un nostro 10 o di un ottimo, però ti darà tantissima soddisfazione. A me piacerebbe davvero che gli studenti facessero una cosa del genere, perché è così che si tiene il punto, è così che si difende la democrazia ed è così che si rimettono in riga i consigli scolastici troppo ipocriti. Perché poi, diciamocelo, questo tipo di decisioni non è intelligente o soltanto censorio, è proprio stupido. Nascondere le lacrime e il sangue che questi tizi hanno provocato alla loro popolazione non aiuta a migliorare né la nostra vita né la loro. Aiuta semmai a non essere ostili a sufficienza verso questi fanatici e, in linea di massima, garantisce a loro un vantaggio. Questo vantaggio deve assolutamente essergli tolto. Nel mio piccolo, se la cosa vi interessa, cercherò di fare un video a tema su quello che ha subito
subito il nostro premio Nobel. Fatemi sapere se la questione può essere di vostro interesse, se il video vi è piaciuto mettete un pollice in alto, se volete combattere contro questo pseudo buonismo imperante aiutatemi a diffondere il messaggio e a condividere il video. Grazie ancora di tutto e a presto.